Questa settimana non esce la lezione giapponese della domenica di Luca perché partecipiamo al Bakuman Contest. Ok, dopo questa introduzione vado a fare un bellissimo unboxing di qualcosa a caso. Allora, è un pacco che mi spedisce il signor Watanabe. Vedete il signor Watanabe? Vedete Watanabe quanto è pro. Allora, vabbè, andiamo a aprire questo pacco. Giusta vuota, possiamo buttare. Allora, ecco cosa c'è: un cartoncino, un altro cartoncino e un terzo cartoncino. Eccolo qua. Mi sta sfruttando. Eccolo qua. Non lo sto sfruttando. Allora, adesso andiamo a aprire il primo cartoncino. Un potentissimo elastico giapponese. Osservate bene l'elastico giapponese. E cosa? Oh, inchiostro. Andiamo con calma ad aprire l'inchiostro. L'inchiostro per queste cose qui. Per queste due cose qui. Allora, andiamo con cura. L'inchiostro sarà già ribaltato. Quanto è pro. Un chilo di polistirolo. Mi sta sfruttando, non puoi di ste cose. Mi piace ordinare gli altrui. Sembri un assistente sottopagato dopo. Sono un assistente sottopagato, sì, sono non pagato. Questo come lo chiami? Non mi pare così. No. Proprio stronzo, no. In questo mi pare. Ok. Sono riuscito ad aprire la scatola. Tiriamo fuori il primo inchiostro della Pilot. Questo inchiostro qui, che forse riconoscete perché l'avete visto in Bakuman. Sul serio? Sì. Non so, quell'inchiostro lì, ho scritto Ink, e questo fottuto inchiostro qui, vedete? Ok. Tieni, osserva, goditelo. Che bello. Poi abbiamo l'inchiostro della Kaimei. Che aprirò. Rompendo la scatola l'aprirò. Guarda come l'ho rotta, con che brutalità proprio. Vabbè. Ho spaccato la scatola. Ecco l'inchiostro della Kaimei. Questo c'è scritto pilota sotto. Vabbè, non avevo letto la prima pagina. Sì. Allora, questo è l'inchiostro della Kaimei. Poi abbiamo questo che è un bianco della Misnon. Ok, mettiamo da parte gli inchiostri. Overpower. È bianchetto. Solo che non è bianchetto, è quello PB4, non è bianchetto, è bianco. Poi abbiamo, non so cosa, aspetta. Pubblicità informativa a caso, non so cosa. Buttiamo allora. Screen della Letter. E un bel quadernino che ci insegna a disegnare manga, che non volevo assolutamente. Dai, Però, e qui può dentro servire. una cosa. Non lo so, a me. Oh, ritieni a caso, questa è una bella cosa. Già, ce Eh? l'hai già questo, no? No, questo è È acqua. dell'acqua. Come riesci a ricopiarti questo? Non devi copiare, questi si mettono, si applicano. Sì, sul serio, no? Sì.
Riuscirò ad estrarli? Mai. Vedi, questo tipo va messo così. Fuochi d'artificio. Eccoli. Acqua. Boom. Colore. Boom, questo non so cos'è. E questo belle scene d'azione. Boom. Stile. Altro boom. Ok, questi sono tre filetti a caso che. Questi sono colori. Sì, questi però sono molto minuscoli, però finché li regala, li regala. Okay. Dividiamo gratis. Profumo del gratis. Allora. Mettiamo tutto qui. Qua altre cose a caso, di tutti i colori. Ok. Tanto io uso i Copic e non i Neopico, quindi amen. Andiamo a questa scatolina qui, che sarà sicuramente vuota. Allora, non ci deve essere qualcosa di importante. Qua c'è Eiji Nizuma in persona. La piuma di cormorano, cos'è sta cosa? Allora, adesso la vado ad aprire con una certa brutalità, allora. Rompendo sicuramente le piume superiori. Con brutalità, aspetta, se almeno. Lui è intelligente, passate dal suo canale per vedere la faccia. Il tuo canale che poi è... metti il mio canale sopra. Sì, la sì, faccia, sì, metto anche il link sotto per il tuo canale. Sopra la mia faccia, Momo Ferro. Uomo ferre, guarda il duster come spolvera bene, manco tanto, mi pare rimane tutto qui. Sa più metta che è di plastica. No, puzza, non è di plastica. Sì. Guarda, si spenna. Se spenna, okay, non lo spenna però. Ok. Perché questa cosa è la delete che levo. Ok. Adesso guardate bene il duster. Ok, mettiamolo da parte. Adesso passiamo all'ultima parte di... Butto via un po' di cose. Fuori dal balcone è volato. Che puzza. Qua abbiamo l'ultima parte che sono libri. Quello cosa fare? Dov'è scritto? Sì, non so aspettare. Ma è merda che cosa qui. Ecco, allora. Lo spolverino. Da notare che lo spolverino puzza tipo di piccione, una roba finta. Mamma mia. Veramente, me l'ho messo sul naso. Tagliò la testa. No, adesso mi avvicino lo spolverino al naso per rompere lo spolverino. Sta di cormorano appassito. Per me è tipo, no. Era malato il piccione che hanno usato per farlo. Si sì, riguardatelo, ecco. Andiamo a finire ad aprire questi bei libri. Ta-ta-ta-ta. Ho detto bei libri, invece un bel libro. Ok. Date questo bel libro. School. Vi ricordo che neanche io sapevo quello che c'era dentro questa cosa. Mi godo il mio stipendio. Ok. Ho fatto. Ora sei schiavizzato. A vita? Sì. Proprio come il mio paese vive. Andiamo a aprire questo bel libro. Bellissimo libro, no, bel libro. Questa è la foresta lì. C'è tu. Aokigahara. Ok. Non so se questo adesso questo è il bel libro distruttivo. Non vedo niente, te lo faccio vedere. Cioè qualsiasi parte della scuola
in questo dannato libro fatto di carta traslucida, proprio pro. Aspetta. Così lo vedete bene quanto è pro questo bel libro. Metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. Ecco. Vedi, qualsiasi scenario scolastico. No, madonna. Tipo anche... biblioteca. Sì. Ristorante, non so, stampanti a caso. Si dice mensa. Mensa, scusate. Sì, è molto pro questo bel libro. Gente che dorme, scuola, tante cose. Troppe forse. Oh, c'è anche lo studio, quello di Bakuman. Sì? Sì. Ok. Questo bellissimo unboxing finisce qua. Questo è quello che ho sbustato. Anche sì, anche il computer, anche lui. Saluta. Ciao, sono famoso. Iscrivetemi al mio canale. E sì. Di Valentino. Non iscrivetevi per niente, proprio. Vi metto il link, ma non iscrivetevi. Sì. Sentite il profumo di questa cosa orribile. Mamma mia. Sto pennacchio puzzolente. Con questo vi lascio e... domenica prossima uscirà la lezione in giapponese che riguarderà i kanji, quindi ripassatevi le cose vecchie e a domenica prossima. Ciao! Ragazzi, faccio questo piccolo video che metterò insieme all'unboxing per aggiornarvi e dirvi che stiamo lavorando parecchio per il Bakuman Contest. Adesso Momo è andato via, quindi sono rimasto io a lavorare sulle tavole e oggi... come sapete, come vi ho detto, domani purtroppo non uscirà la lezione in giapponese, però state tranquilli perché settimana prossima uscirà sicuro. E adesso stiamo lavorando ancora sulle tavole e lunedì mattina le spediremo per il concorso. Quindi va bene, volevo solo aggiornarvi,